Allora, siamo giunti all'ultima postazione di questo percorso gastronomico. Di questo ve ne parlerà meglio Zia Pasqualina, cosa si prepara e cosa si offrirà questa sera. Zia Pasqualina, tutto vostro. Allora, stasera, prima cosa, buongiorno a tutti. Stasera facciamo i zippoli di Natale. Sta benedetto zippoli di Natale, mo vi dico io come dicevamo prima, imparavano i nonni e mamma mia. Prima cosa che vogliono pace e familiarità, senza ribestemmiare, senza ribestemmiare. Poi si mette l'acqua, si mette l'acqua, poi si mette il fiore di basilico secco, poi si mette l'arance, o tagliata a metà oppure solo la scorzetta, i mandarini. Poi si ci mette un po' di cannella a stucchetti e poi si mette un po' di olio extra d'olive. Scusate tanto perché non è che tengo una certa età e quindi vabbè. Poi si bolle, poi si prende questo infuso e si mette ancora sul fuoco, si aggiunge un po' di acqua ancora e si prende la farina, si mette la farina. Energeticamente con un ruozzo di un puzzo più resistente, energeticamente si gira energeticamente fino a che la farina si assorbe tutta quest'acqua. Poi, quando si è assorbuta l'acqua alla farina, si vede che si stacca per tutta la pendola, si stacca dalla pendola. Questa benedetta farina con l'acqua si mette, ci vuole tanto lavoro, tanto lavoro. Io non so prima come faceva veramente, forse il primo non l'abbiamo più, vabbè, non fa niente. Si mette sul teglio e si lavora, ma si lavora molto, molto si lavora. Non è che uno può, si sbatte con le mani così, si lavora, più la lavori, più buona viene. Dopo che l'hai lavorata per bene, si fanno i formette delle zeppole. Dopo le formette si friggono. Dopo che sono fritto, uno come le vuole così le mangia, a piacere. O un po' di cannella e zucchero o il miele. Vedete che mangiate, questo mamma mia. Prima, voglio dire una cosa, prima mamma mia, frisca l'anima sua da suo paradiso, ci mettiamo chiusi perché non vogliono avere aria. Non vuole venire niente, non vuole venire per esempio un bici, no, vuole pace, pace, e non si bestemmia, se non ti viene buono, non ti viene buono, non ti riesce non bene quando è così. Io vi saluto a tutti e vi auguro una buona serata e speriamo che venite parecchia gente e ci venite a vedere. Grazie.